Creiamo un futuro di uguaglianza è il titolo della seconda edizione del Festival di Oxfam che si terrà il 12 e 13 maggio all'Istituto degli Innocenti di Firenze. Ne parliamo con Roberto Barbieri, che è direttore generale di Oxfam Italia. Buongiorno, direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Intanto, direttore, con quali obiettivi nasce il festival che appunto quest'anno arriva alla seconda edizione? Ma nasce con l'obiettivo principale di suscitare un dibattito e quindi di uscire da una fase che per noi è stata molto troppo lunga. Oxfam è stata tra le principali organizzazioni a sollevare pubblicamente il tema della diseguaglianza, lo stiamo facendo da oltre 10 anni, però ecco, ci siamo confrontati per tanto tempo sui numeri, sui dati. Ora è il tempo dell'azione, è il tempo dell'azione, e quindi il festival significa questo: quali sono le politiche che possono funzionare, quali sono i programmi che possono funzionare, perché pensiamo che la disuguaglianza non è il frutto del caso, diciamo un fenomeno naturale, è frutto di politiche dell'uomo. E da oltre 30 anni noi assistiamo a una divaricazione delle diseguaglianze in tantissimi paesi a livello mondiale, lo vediamo anche in Italia, dove il fenomeno ha raggiunto delle dimensioni veramente preoccupanti. Due dati per tutti, diciamo così: il 10% degli italiani più ricchi ha oltre 6 volte la ricchezza del 50% più povero, e sappiamo che purtroppo nel nostro paese un giovane su quattro è a rischio di povertà. Quindi il festival per noi è occasione di entrare nel merito del cosa si può fare. E per farlo ci sono anche tantissimi ospiti, è un programma molto ricco di argomenti, appunto di ospiti, ce ne vuole ricordare alcuni. Sì, saranno 2 giorni di lavoro, 4 grandi temi. Il primo è quello delle diseguaglianze nel contesto globale, quindi che cosa succede nel mondo e come le diseguaglianze a livello mondiale sono anche interrelate alle dinamiche, alle problematiche italiane. Avremo Maurizio Martina, che è vice direttore generale della FAO. Avremo un dibattito sul tema delle emergenze con la nostra testimonial, che è Caterina Balivo, che faciliterà la discussione. Il secondo grande argomento è quello delle imprese, del settore privato, che ha un ruolo fondamentale nel combattere le diseguaglianze, e su questo avremo la presentazione di un libro anche di Bompiani, Un mondo senza lavoro. In presenza dell'autore Daniel Susskind, intervistato da Marianna Aprile, che sarà presente al festival. E su, diciamo, la prima giornata sarà molto incentrata sul tema delle imprese. Avremo tante esperienze anche a livello internazionale, e questo è un focus particolare. Terzo grande tema è quello della cultura. Cultura, i giovani, come coinvolgere i giovani su un tema che li riguarda direttamente. Su questo presenteremo anche in anteprima italiana, anche in questo caso un libro che parla delle fiabe, e quindi è una rivisitazione delle fiabe in un'ottica di genere, dove si prova a fare un percorso un po' diverso da quello che normalmente i testi delle fiabe fanno. Lo partiamo da un libro che è stato scritto da una scrittrice ungherese, Dorothea Redai, e ci sarà Beatrice Masini. Questa è una traduzione italiana del libro, che sta avendo un successo enorme in tanti paesi, e Bompiani con Oxfam cura l'edizione italiana. Avremo il premio sulle disuguaglianze, cioè sulla lotta alle disuguaglianze, come ognuno può esercitare il proprio ruolo, quindi la stampa, le imprese, il terzo settore. E questo premio sarà anche, vedrà la presenza di Ilaria D'Amico, anche in questo caso testimonial. Quarto grande tema è la politica. La politica, la giornata del sabato, che cosa si può fare? Quindi avremo un confronto con diversi attori politici. Ci sarà presente il presidente della Regione Toscana,
Eugenio Giani, l'assessora Spinelli, l'assessora Finaro del Comune di Firenze, altri esponenti del mondo politico regionale, oltre a Linda Laura Sabbadini, che è nota esperta dell'Istat di politiche di genere, Anna Fasano, la presidente di Banca Etica. E alla fine chiuderemo con un grande concerto, dove saranno al nostro fianco i Modena City Ramblers, che da tanto tempo, insomma, ci seguono. Ci sarà Giancane, ci saranno i Kabila, insomma, tanti, tanti amici che al Teatro della Compagnia, nella sera di sabato, chiuderanno il festival, con un evento gratuito a cui aspettiamo tanti giovani. Ecco, io ricordo, ovviamente noi non abbiamo tempo di ricordare tutto il programma nei dettagli, ma potete andare a consultarlo su festival.oxfam.it. Per concludere, direttore, da dove si comincia a creare un futuro di uguaglianza? Quali sono i punti principali del manifesto che voi presenterete proprio durante il festival? Sì, noi lanciamo un manifesto che ha appunto l'obiettivo di vedere una dichiarazione nella quale speriamo tutti, istituzioni, imprese, singoli cittadini possano riconoscersi. Su questo, il nostro manifesto pone la giustizia sociale come principio cardine per la coesistenza pacifica, prospera per tutti, per tutte. E pensiamo che ognuno deve avere la possibilità dell'opportunità di realizzare il proprio percorso di vita indipendentemente dalla propria posizione sociale, di genere, dalla provenienza geografica. Questo è il nostro credo. Abbiamo all'interno del manifesto anche delle indicazioni più specifiche politiche, quindi il manifesto poi ha una declinazione in termini di programmi e di politiche rispetto alla distribuzione del reddito, della ricchezza, rispetto al tema del valore e della dignità del lavoro, rispetto all'educazione inclusiva e di qualità, il tema della sanità e delle cure di qualità, il tema della parità di genere e il tema della mobilità intergenerazionale. Ecco, sono sei aree su cui, diciamo, da tempo Oxfam lavora quotidianamente e cerchiamo di dare dei punti chiave, delle lezioni apprese e quello che per noi deve essere l'orientamento al futuro. Grazie, grazie a Roberto Barbieri di essere stato con noi. Vi ricordo 12-13 maggio all'Istituto degli Innocenti di Firenze, la seconda edizione del Festival di Oxfam. Grazie, buon lavoro. Grazie, vi aspettiamo, buon lavoro a tutti.